Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, martedì 24 luglio 2018, come sempre pronti a sfogliare le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali anche per vedere gli approfondimenti attraverso le pagine interne e rivedere, rivedremo anche ovviamente alcuni dei servizi realizzati ieri dalla redazione del Tg6. Iniziamo subito con la rassegna e andiamo sulle prime pagine dei quotidiani locali, Siamo sul centro edizione di Pescara, l'apertura eh, Pinetta d'Annunziana, che, che tristezza a eh, Pescara, alberi spezzati e fontanelle a secco e c'è eh, sporcizia mh, ovunque. E poi eh, ancora eh, le eh, condizioni eh, critiche gravi eh, del, dell'ex eh, manager eh, della eh, DFCA eh, Marchione vengono eh, riportate, mmh, lo vediamo in questo richiamo, Marchione sempre grave, Borsa Giù persi 2,3 miliardi e poi eh, il punto di vista dell'economista eh, Pino Mauro: grazie a lui eh, siamo eh, usciti dalla eh, crisi. Ecco qui. E poi la fotonotizia al centro: la leggenda del jazz a pescare la notte di Pat Metini, l'evento alle ore 21 sul eh, palco del teatro eh, D'Annunzio. Eh, di spalla ancora altri richiami: supermercati, grandi manovre con pronta ad acquisire l'Iper in Abruzzo e poi mh, sempre a Pescara il piano di attiva società dei rifiuti 30 assunzioni entro il, entro il 2019, caos invece a eh, Montesivano ladri inseguiti si schiantano e fuggono a eh, piedi e poi sotto la fotonotizia energia e ambiente, maxi depuratore eh, da 20 milioni per salvare la costa abruzzese e poi sempre nell'ambito dello stesso argomento Reati ecologici in Abruzzo: quasi 300 denunce in un anno. In basso, a piedi pagina, lo sport con il Pescara Pillon, stregato da Antonucci, l'ex romanista. Convince mercato anche lo Spezia su eh, Scamacca. E poi ancora il calcio in eh, tv: ancora in tanti, non hanno eh, ben chiaro come poter vedere le eh, partite. Ebbene, eh, 8 euro in più per vedere tutta la A e la B sui canali Scamacca. E poi per l'inserto l'aquilone del centro, musica, giochi ed enigmistica, inserto estivo di otto pagine. Passiamo all'edizione teramana del centro: con questa apertura, muore in ospedale, sei indagati a Teramo, aveva 43 anni, l'avevano ricoverato per dolori addominali. Al centro, pagina la fotonotizia, Roseto eh, si allaga la pista ciclabile appena eh, realizzata eh, manca il sistema di raccolta delle acque, ecco qui eh, le condizioni ieri della pista eh, ciclabile dopo un acquazzone eh, di spalla a Giulianova, vuole sgozzare i figli, fermato eh, con lo spray, ad Atri cade mentre fa lavori edili in casa ed è grave poi ancora raccolte 150 iscrizioni manca il sangue, la Fidas cerca nuovi donatori per il calcio. Um, um, ieri la presentazione dei nuovi uh, soci della Teramo Calcio di Battista e Schiappa. Le parole del presidente Campitelli in arrivo nuovi uh, soci. Il presidente presenta gli azionisti di Battista e uh, Schiappa. Oggi amichevole a Cascia con il Benevento per il uh, Teramo appuntamento alle ore 18. Edizione di Chieti Lanciano Vasto del Centro farmacista trovata morta in casa vasto eh, Paola Levantesi, 57 anni stroncata da un malore. Oggi i funerali. Lo sport mh, per la fotonotizia chieti calcio. La nostra missione sarà vincere e, e divertire. I Nero Verdi al lavoro. L'obiettivo appunto è vincere il campionato di mh, eccellenza abruzzese. E poi di spalla Chieti via Piaggio Giovedì partono i eh, lavori. Bucchianico, furti eh, nelle case allarme a a Colle Sant'Antonio, a Lanciano, eh, Papà denuncia parco giochi eh, pericoloso. A piedi pagina eh, siamo a Casal Bordino, eh, fattoria per disabili e detenuti, inaugurata dal vescovo Forte. La struttura voluta da Don Silvio e ora siamo sul centro edizione eh, aquilana le eh, aziende eh, rischiano il tracollo all'Aquila sulle tasse da eh, restituire, parlano i titolari delle eh, imprese poi la eh, fotonotizia con la cronaca con l'auto contro un albero eh, grave, eh, giovane ristoratore incidente ad Avezzano, il conducente è di Celano, illesa la eh, ragazza, e poi ancora di spalla l'Aquila dimissioni la perdonanza perde due eh, pezzi eh, pregiati, a Cam... Campo imperatore, rassegna ovina bocciata, i pastori la fanno lo stesso, eh, scuola a Sulmona, Capograssi, fermo l'appalto da 2 eh, milioni. E poi a piedi pagina, ecco qui, l'Aquila ai piedi del Duomo, Cinema sotto le stelle in piazza dal 1 al 15 agosto, la rassegna offerta dalla eh, famiglia Aquino. Cambiamo testata, siamo sul messaggero Abruzzo, ancora eh, le condizioni appunto, di eh, Marchione in primo piano con le reazioni dei dipendenti, ovviamente con attenzione a una delle principali fabbriche abruzzesi, la Sevel, manager eh, duro ma di gran genio. In Sevel gli operai ai eh, cancelli parlano. Di Marchionne, a noi nessuno sconto, però ci ha fatto rinascere. Polemica sulle infrastrutture a servizio dello stabilimento. Le parole di D'Alfonso: abbiamo fatto tutto il possibile. Andiamo sotto la testata per il calcio. Pescara, società forte nel marasma della Serie B. Basket: dia 2 arriva Busciati, nazionale albanese per il Roseto Sharks e poi per gli spettacoli Notte Jazz a Pescara, Pat Metini a Pescara è la superstar al D'Annunzio, otto anni dopo l'ultima indimenticabile esibizione nel capoluogo adriatico, il chitarrista torna con una nuova band, An O, Simcock e Sanchez e poi andiamo a vedere di spalla la eh, zia Maria, perché Sergio non è con la rossa, parla l'unica parente stretta del manager eh, nato a eh, Cugnoli eh, nel Pescarese e poi in taglio medio la foto notizia. Sotto controllo i locali della Movida, dopo i decibel ora nel Mirino finisce la eh, sicurezza. È sempre in taglio medio, vuole sgozzare i cinque figli, straniero eh, bloccato, l'uomo neutralizzato con uno spray irritante. Finiscono contusi all'ospedale alcuni carabinieri. Tutto questo è avvenuto a Giulianova e poi all'Aquila, Gran Sasso in 500 alla ultramaratona. Eh, Andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, il nuovo ospedale nasce dal sisma, questo è il titolo d'apertura, la ASLA avrà 100 milioni di euro di fondi del terremoto per il nosocomio per acuti nei pressi dello stadio. Sotto la testata a Giulianova, lo abbiamo già visto, minacciava di sgozzare i figli, il Senegalese steso con lo spray, secondo caso in tre giorni, il pensionato cade dalla scala ed è gravissimo al Centro della pagina la fotonotizia Mazzini addio, già individuata a piano d'accio l'area più eh, adatta e poi Giulianova terrà i fondi ex articolo 20. La decisione dell'ASL cancella il campanilismo ospedaliero. Eh, Ateneo eh, di spalla Corsi restituisce in anticipo tutte le deleghe al rettore eh, d'amico e poi eh, Teramo ufficio protocollo in tilt, troppi impiegati in ferie. In basso calcio di Battista e Schiappa, eh, campi e li svela i due nuovi soci del Teramo eccoli qui Di Battista e Schiappa più tardi vedremo anche il servizio lasciamo i quotidiani locali e approdiamo ai nazionali siamo Ovviamente sul Corriere della Sera per eh, iniziare la borsa, scuoti il gruppo FCA. Questo è il titolo eh, d'apertura. Lascia Altavilla, responsabile per l'Europa, la D. Manley dai top manager. La reazione post-marchione: Ferrari perde il 4,8%. Trump chiama Elkan, eh, sono eh, addolorato. E poi eh, in taglio medio la foto eh, notizia: eh, Macron all'angolo e la riforma eh, slitta. Silenzi e favori alla guardia del Corriere corpo sempre in taglio medio, migranti sulle navi dell'Unione Europea muovero, riapre i porti. Missione Sofia, il ministro fino al cambio delle regole. E poi in basso l'incredibile storia dell'Indio solitario, l'ultimo della sua tribù, sopravvissuto nella foresta per due decenni scavando delle buche. La prima pagina di Repubblica, l'apertura, RAI, prove di lottizzazione. FICO, CDA sia indipendente. Il casting di Salvini e Di Maio per accelerare le nomine al vertice. Poi FCA, il dopo marchione, pesa in borsa via Altavilla, capo europeo. La foto notizia al centro il coraggio di Tancredi, eroe del mare a 12 anni, così con il surf ha salvato l'uomo che stava annegando. Andiamo in basso dopo l'incontro tra il calciatore ed Erdogan, la di Osilla, la Germania innesca un affare di e spacca la comunità eh, turca. E poi in 25.000 al concorsone della scuola, 190 in 100 minuti la sfida dall'ultimo quiz per poter eh, diventare eh, presidi. La stampa, ecco eh, l'apertura. Elkan apre al lingotto il cantiere della nuova FCA. La telefonata di Trump, dolore per Marchionne, lascia Altavilla, responsabile eh, per eh, l'Europa. E poi tap di Maio tentato dal sì, eh, Tria eh, al post: pagheremo la flat tax con più eh, tasse. poi eh, la fotonotizia, eccola qui di spalla: anche il sonno e il suo orologio. Dormire poco per volta, grave Errore. Vediamo il fatto eh, quotidiano, eh, danneggiò eh, la RAI per 2 milioni, ora Salvini la vuole presidente, per Berlusconi era la soldatessa di Bossi, la Corte dei Conti la, eh, la condannò, Bianca eh, Clerici. E poi eh, in taglio medio Renzi, sono emozionato il doc tra Calcio a Fiorentino e Katzenger. E poi in taglio medio FCA, il dopo Marchionne scatena la faida dei capi e il flop in borsa lascia Altavilla uno degli ultimi italiani nella sala dei eh, bottoni proseguiamo e siamo sulla prima pagina del eh, tempo che mh, presenta questa eh, cifra eh, 19 miliardi 972 milioni 484 mila euro in otto anni spesi quasi 20 miliardi per l'emergenza immigrazione, accoglienza, benefit, controlli, soccorsi, pattugliamenti in mare, spese sanitarie, salvini da cantone per ridurre la spesa dei profughi da 35 a 25 euro al giorno. E poi la foto notizia al centro. Mangiava banconote e le eh, evacuava per arte. Il Comune di Roma punta su Pietro Giusti e il nuovo eh, presidente del eh, Pala eh, Expo. Proseguiamo, e siamo sulla prima pagina del messaggero strappo al vertice FCA giù in borsa, questo è il titolo di apertura, lascia Altavilla, numero 2 di Marchione, all'ingotto prima linea di manager stranieri, il titolo scende dell'1,5% ma Ferrari cede quasi il 5%, perdite... Complessive per 2,3 miliardi. e Poi sotto la testata per lo sport. Sorrisi e tensioni. Arrivato Olsen. La Roma ritrova un portiere, ma c'è il giallo Malcolm, il giocatore del Bordeaux che doveva arrivare ieri sera con un charter alle ore 23 a Roma. Ma questo volo poi è stato cancellato su istanza appunto del Bordeaux. Andiamo in taglio medio, estate in ritardo sulla spiaggia di Fantozzi sul Tevere, appena iniziati i lavori per lo spazio promesso da Raggi. E poi... Sempre in taglio medio la fuga dei presidi dal concorsone, test troppo difficili in 10.000, non si presentano alle prove. Spaventati dall'inglese dai test in 100 minuti. In basso lo scontro su Mura, il verista senteista imbarazza il movimento 5 Stelle. Lasci il Parlamento. La prima pagina di libero, il nuovo signor Fiat, John Elkan, presidente di tutto il gruppo, il nipote dell'avvocato. Era un predestinato, tuttavia, sempre lavorato e imparato da illustri manager come si diventa grandi, pieno di umanità, non sbracca mai. Per questo è ora il generale dell'impero. Avevamo previsto tutto 12 anni fa, poi l'articolo di Vittorio Feltri. In ehm, taglio medio, il numero uno dell'Inps pensa solo ai migranti, a segni sballati ai pensionati. Boeri, condannato a risarcire. E ora la prima pagina del eh, manifesto che apre così: aereo storico. Due giorni senza aerei, 600 voli cancellati, oltre 50.000 passeggeri a terra. Domani e giovedì piloti e hostess della Ryanair incrociano le braccia per chiedere migliori condizioni di lavoro e di salario. Il primo storico sciopero europeo contro la compagnia low cost irlandese, i sindacati accusano, l'azienda sta dirottando equipaggi da Germania e Polonia sui voli dal Belgio. E poi in basso eh, leggiamo ancora FCA nel caos, si dimette il numero due, Alfredo Altavilla lascia il gruppo. in bruciati 2,3 miliardi della galassia. Eh, lingotto. Eh, siamo ora sulla prima pagina della eh, verità, eh, non è un fenomeno inarrestabile. Le eh, bugie sugli immigrati smentite dagli eh, africani, intellettuali e artisti scoraggiano le partenze, il dottore di ricerca evoriano in Italia, gli sbarchi eh, peggiorano i guai del continente, ONG ed FMI sono parte del problema, i migranti tornino indietro. E poi le parole del ministro Salvini, alziamo le pensioni minime tagliando quelle eh, facili agli mh, eh, stranieri. E poi una foto di Sergio Marchionne al centro della pagina, FCA perde i pezzi e cade in borsa, troppi misteri sulla malattia di Marchionne. Poi in taglio medio, mutuo da favola al bancario sindacalista per Romani della Cisle, 300 euro allo 0,6%, ne risparmia 55 mila rispetto ai normali clienti. E ora siamo sull'avvenire, ecco l'apertura. Eh, meno eh, navi, più morti. A metà luglio, già raddoppiate le vittime dei naufragi. Porti riaperti solo ai mezzi militari della missione UE. L'allarme eh, sugli annegamenti. Open Arms denuncia eh, solo eh, la Libia. Direttiva del Viminale cambia i servizi per i richiedenti eh, asilo. E poi questo reportage nella fotonotizia. La lenta ripresa passa dall'autostrada di Assad a Damasco. Il eh, nuovo sogno di eh, normalità. E poi in taglio medio, FCA sbanda ma poi tiene ora il nodo investimenti andiamo a chiudere ehm, con eh, il eh, mattino e poi il sole 24 ore ecco il mattino FCA ai manager stranieri, le paure di Pomigliano si dimette Altavilla, il capo italiano delle auto in Europa il titolo scende in borsa, i dipendenti del Vico erano una garanzia ora speriamo eh, nella eh, Jeep e poi ancora eh, in taglio medio, quiz, difficili e ferie, la grande fuga dal concorso eh, Presidi. E, come detto, chiudiamo con il sole eh, 24 ore. Ecco, qui lascia Altavilla lunedì eh, nero per FCA. Andiamo a vedere eh, nei eh, box il dopo eh, Marchione, Tutta la scuderia Agnelli, ieri in borsa, ha perso 2,3 miliardi di capitalizzazione. Si è dimesso il manager dell'area europea per FCA. Deleghe affidate a Manley. Il presidente USA Trump ha telefonato ad Elkan per esprimere dolore eh, e mh, vicinanza. Eh, poi, eh, secondo l'articolo di Paolo Bricco, la vera prova per Melley è convincere gli investitori. Eh, poi, ancora in taglio medio, nel eh, decreto proroghe, mini rinvio per le BCC: due mesi in più mh, alle banche di credito cooperativo per firmare patti di coesione. Nel eh, decreto legge non entreranno le semplificazioni del eh, codice appalti. Lasciamo i quotidiani. Eh, nazionali e eh, torniamo sui locali, entriamo eh, nelle pagine interne eh, del eh, centro ecco qui pagina 2 eh, eh, appalto da eh, 20 milioni per eh, salvare eh, la eh, costa Pescara, il depuratore più grande della regione dovrà disinquinare l'acqua del fiume i lavori dureranno eh, 18 eh, mesi e poi i professionisti eh, coinvolti le progettazioni affidate a 16 ingegneri Ecco chi sono. E poi ancora il, nella scheda tecnica, ecco qui leggiamo, prevede 9 vasche per potenziare il sistema delle fogne. Qui vediamo alcuni render del progetto e noi andiamo anche a vedere il servizio realizzato da Paolo Renzetti per il TG6. Sull'affidamento di alcuni lavori ed incarichi riguardanti il Parco Depurativo di Pescara, progetto fortemente voluto ottenuto dalla Regione Abruzzo sotto la presidenza d'Alfonso, in collaborazione con ACA, Ato Pescara, ARAP e Comune di Pescara, questa mattina sono arrivate le precisazioni degli enti interessati. Parliamo di progetti complessi, progetti complessi per i quali ACA non è strutturata con uno studio di, di, adeguate, di, di adeguatamente eh, formato e, e per Tanto ha dovuto, ha dovuto forza, diciamo, per forza eh, eh, procedere con gli affidamenti esterni professionisti di, eh, che in, nel settore eh, eh, ti permettono di fare dei progetti di, eh, validi ed affidabili. Il parco decorativo diciamo, ha eh, l'obiettivo di aiutare il disinquinamento del fiume Pescara e quindi anche la pulizia del mare. Non solo durante la stagione estiva, ma insomma tutto l'anno, ed ha l'obiettivo di potenziare il sistema depurativo fognario della città di Pescara, che significa predisporlo diciamo, alle esigenze attuali e future. Questo è il suo obiettivo fondamentale. Il direttore dell'Ersi, poi Tommaso Dibbia, si è parlato anche dei tempi di appalto dell'opera e delle novità riguardanti le acque fognanti di San Giovanni Teatino e Santa Teresa di Spoltore che non graveranno più sul depuratore di Pescara. È un'inversione della, della fognatura, della struttura fognare attuale di San Giovanni Teatino ma anche di Santa Teresa di Spoltore. Tutti e due questi centri andranno a, diciamo, a, 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 porteranno le, 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 la fognatura verso il deporatore di San Martino che ha la capienza. Dopo i progetti noi, ecco, è, già, è più di una volta che diciamo, si avanzano idee, propositi di eh, tempistica di questo genere, ma eh, diciamo che se riusciamo ad appaltare... Queste opere entro quest'anno è un grande successo, un grande risultato secondo noi. Proseguiamo sempre sul centro reati ecologici in un anno denunciati 279 inquinatori. Il rapporto di Lega Ambiente e Guardia Costiera traccia il quadro nella nostra regione, i casi accertati sono 249 tra i più pericolosi, quelli dei fanghi di industrie e deporatorie. Poi la buona notizia, come scrive il centro, in 550 corrono per l'immagine dell'Abruzzo. Presentata l'Ultramaratona del Gran Sasso di domenica prossima, una gara da Guinness lunga 50 metri. Chilometri. Pagina Abruzzo, eh, eh, pagina 12, l'argomento è quello del disestro idrogeologico, frane, pioggia di milioni per i paesi più danneggiati, la giunta regionale approva la delibera, ecco l'elenco dei 12 interventi, eccoli eh, qui eh, sintetizzati, eh, questi comuni di riferimento, via libera anche alle opere antivalanghe per Valle Fredda, L'Aquila e Scanno, comuni interessati, eh, Cortino, Tossicia, Torricella Sicura, Farindola, Campli eh, due volte, Isola del Gran Sasso, ancora Torricella, Valle Castellana, Pisoli Campi e Fano Adriano. E poi ancora di spalla la sentenza doppio ruolo di D'Alfonso, un mese per decidere. Più tardi ascolteremo anche... D'Alfonso su questo argomento nella seconda parte della nostra rassegna. Pagine di Pescara, posti di lavoro, Attiva, 30 assunzioni entro il 2019, il comune dà il via al nuovo piano per l'occupazione della società dei rifiuti, i primi concorsi saranno banditi dopo l'estate, le parole di Massimo Del Bianco, il direttore di Attiva, cominceremo con la stabilizzazione di 20 lavoratori, alcuni sono già inseriti in organico con contratti a tempo determinato. E poi in taglio medio l'operaio licenziato torni al suo posto il giudice del lavoro dà ragione all'operatore ecologico accusato di essere stato assente ingiustificato e poi ancora un polmone verde della città un cimitero il polmone verde della città che è e diventa secondo il centro un cimitero di alberi e la pineta dannunziana, tronchi spezzati, fontanelle a secco, bagni chiusi e sporcizia ovunque. Ecco alcuni scatti che danno sostegno appunto a questa denuncia fatta dal quotidiano Il Centro. E poi in basso per salvare l'area vanno tolti i vincoli, parla Colarossi, presidente agronomi. Le esigenze della natura non devono ledere la sicurezza. Dei dei, eh, cittadini. Eh, poi ancora, mh, sempre sullo stesso punto, la parola ehm, all'assessore Marchegiani. È un'area protetta, gli alberi caduti vanno lasciati eh, lì, nessun degrado, anzi, stiamo realizzando un progetto di riqualificazione da 315 mila euro. Proseguiamo, eh, cambiamo argomento, nove ore di attesa al pronto soccorso. Il sindacalista Coccia, protagonista della giornata da incubo insieme a decine di altri eh, pazienti. Sembrava un girone eh, infernale. Eh, poi replica il direttore Albani, si è rotta un attacco, ma i pazienti gravi eh, passano eh, rapidamente. E poi in eh, taglio medio sul lungomare di Pescara e Montesivano scoperti butta fuori in nero i carabinieri negli stabilimenti della Movida, multe per euro. euro. E poi ancora la musica di Gualazzi accende lo stadio del mare Sabato prossimo il concerto del famoso cantante organizzato da Enel Energia Sul palco saliranno anche gli artisti Emma Morton, The Grace, Ainè e DJ Slim e Poi eh, Piero Mazzocchetti chiude tra gli applausi il quartiere in festa in via eh, Mazzarino Sempre a eh, Pescara E ora le pagine di Montesilvano con questo inseguimento nella notte di cui eh, parla il eh, centro. Ladri in fuga si schiantano in via Vestina, sorpresi nell'autofficina d'Annibale scappano ma vengono intercettati dai carabinieri dopo l'incidente, si dileguano eh, a eh, piedi. Poi in basso, vigili in spiaggia, nuovi sequestri, sempre a Montesivano, via i negozi ambulanti, sgomberato l'accampamento sul eh, Saline. E qui siamo a Città Sant'Angelo, Conad eh, Adriatico alla conquista dell'Iper, eh, il gruppo marchigiano punta all'affitto dei centri commerciali, i sindacati eh, divisi, solo la eh, CGL è eh, contraria. E poi ancora a Francavilla al mare, piazza eh, San Domenico, cambia volto al via i lavori di riqualificazione per 140.000 euro interventi anche nell'area di Santa Maria Maggiore. E ora a Penne siamo in... Nella zona vestina, eh, comuni vestini fuori dal cratere. Restiamo cittadini di serie B. I danni del sisma, il sindaco di Penne amareggiato dopo il parere negativo dato dal governo, esclusi eh, dagli aiuti anche Civitella, Casanova, Catignano, Basciano e eh, Penna Sant'Andrea. Nella eh, conta dei danni mh, vanno aggiunti gli sforzi fatti a supporto dei eh, soccorsi eh, di mh, Rigopiano. Qui una foto del sindaco di Penne eh, Semproni. Eh, e siamo alle pagine di Chieti, sgomento e dolore a Vasto, farmacista trovata morta nella sua casa, Paola Levantesi, 57 anni, è stata stroncata da un malore stamani alle 10 funerali nella parrocchia di Stella Maris. Il... Eh, la cliente eh, Molino dice era dolcissima, sempre pronta a dispensare consigli e a dare rassicurazioni. L'amico dell'Aquila siamo tutti scioccati, non eh, ci sono eh, parole. E poi sempre a eh, Vasto, tangenti al cimitero, ricorso al riesame dei tre arrestati, i difensori dicono non ci sono ragioni per tenerli ancora ai eh, domiciliari. Eh, a eh, Bucchianico nel eh, Chietino eh, tre furti in una settimana, paura a Colle Sant'Antonio, i colpi tutti. Tutti in pieno giorno i residenti chiedono maggiori controlli, un solo caso sventato, nell'abitazione c'era la eh, proprietaria che eh, si è messa a eh, urlare. Poi ancora a Ortona, App eh, informa se i comuni su emergenze e calamità dalla regione 100 mila euro al piano che coinvolge operatori e residenti dall'Oisio, ehm, la comunicazione veloce permette di raggiungere subito la eh, popolazione. E ora le pagine di eh, Teramo del centro con l'appello alla solidarietà, carenza di sangue, crollo di donazioni, 100 sacche in meno rispetto al 2017, la FIDAS allestisce banchetti nelle salve e raccoglie 150 iscrizioni in pochi giorni. Le parole della Presidente di Egidio i nuovi volontari non potranno essere attivi prima di un mese. Ci rivolgiamo a quelli periodici che si sono allontanati. E poi in taglio medio in volo da Dubai per farsi operare ad altri, una paziente originaria di Silvi torna per un intervento alla tiroide nella chirurgia del San Liberatore. A Giulianova, eh, questo fatto di eh, cronaca minaccia di sgozzare quattro figli, eh, bloccato con lo spray urticante. Un senegalese di 40 anni arrestato dopo aver aggredito con calci e pugni cinque carabinieri. Era rientrato ubriaco in casa e la moglie aveva chiamato il 112. Poi il panico al eh, pronto soccorso. E poi in basso, ecco qui eh, l'uomo Plasmon, il record è solo sfiorato. Mal tempo, il maltempo ferma. Palestini e Clementoni, a tre miglia dalla meta, Valente dice: resta una eh, impresa. Le parole dell'avvocato ehm, eh, Valente. E poi ancora, ehm, siamo a Teramo, muore in ospedale. Eh, indagati sei medici. L'uomo era stato ricoverato per, sei, pardon, per dei dolori addominali. La procura blocca l'autopsia interna e ne fissa eh, un'altra eh, per oggi. Andiamo a chiudere con le pagine aquilane del centro, argomento tasse, parlano i titolari delle aziende, Tadei e Scimia la città, e a rischio, i due imprenditori hanno in tutto quasi 200 dipendenti, coedil 99 e lavorano anche i nostri parenti. Potremmo eh, licenziare. Poi le assurdità eh, dello Stato: noi del gruppo Edimo abbiamo dato alloggio gratis ai dipendenti pur di continuare la produzione nel dopo eh, terremoto, e poi eh, un altro imprenditore. Come Angelo eh, Taffo, um, ma quali benefici dal eh, sisma? Siamo stati noi a subire la concorrenza eh, di eh, molte ditte eh, di fuori. In realtà è il eh, commissario eh, regionale dell'Associazione eh, Cristiana eh, Artigiani, eh, Angelo eh, Taffo, per la eh, precisione. E poi ancora eh, la festa di eh, Celestino, la perdonanza già perde pezzi eh, pregiati oggi. A meno di un mese dall'evento presentazione del programma delle manifestazioni, ma senza eh, zimei e eh, cavalieri. E poi in taglio medio, bollette, progetto case, in mano a Equitalia, Comune, l'opposizione insorge, Biondi ha tradito le sue stesse promesse, e le nuove fatture dove sono? E poi in basso andiamo a chiudere, rassegna eh, Ovini, i pastori eh, dicono noi ci saremo, la Camera di Commercio fa slittare l'evento ma il 5 agosto le greggi occuperanno Campo Imperatore. Noi ci fermiamo, finisce qui la prima parte di Mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi rientriamo con il messaggio messaggero, la città e lo sport. Di nuovo, buongiorno, torniamo con la nostra rassegna stampa, torniamo con Mattino 6 e lo facciamo con il Messaggero Abruzzo. Ecco qui, pagina 36. Su questo argomento eh, era anche imperniato il titolo d'apertura del Messaggero Abruzzo, le reazioni appunto sullo stato di salute eh, di eh, Sergio Marchionne. Marchionne, un eh, duro ma dal grande eh, genio. Ecco qui. Eh, le eh, parole sono quelle degli operai che eh, tributano la loro riconoscenza all'ex CEO di FCA D'Alfonso. Sogno che in Abruzzo possa nascere un altro come eh, lui. Eh, il presidente dice: Non è vero che eh, non abbiamo raccolto gli appelli di Sergio eh, per le eh, infrastrutture. Dunque, queste sono alcune delle reazioni di alcuni dei dipendenti della Sevel ai eh, cancelli dell'azienda. Poi le mh, pagine di Pescara, eh, qui la eh, cronaca, giro di vite sulla eh, movida eh, selvaggia, denunce, sanzioni e persino sei arresti dei carabinieri nei controlli sul lungomare di eh, Pescara e Montesilvano. Irregolari gli addetti alla eh, sicurezza di una discoteca, ritirate nove patenti, sequestrati veicoli, trovate auto eh, rubate. L'attività eh, condotta da giovedì a domenica sarà ripetuta nel corso dell'estate, specie in occasione di eh, grandi mh, eventi. E poi ancora eh, tumori eh, intestinali, l'ospedale Leader eh, Pescara al vertice in Abruzzo per gli interventi sulle eh, patologie di colon e retto. Bene, eh, Teramo e eh, Villa eh. Serena, avanti ancora, eh, sempre su Pescara: piste, eh, segnali, eh, quadretti e caos ciclabili. L'investimento di un ciclista in via Celomi porta alla luce l'ingorgo normativo e la scarsa conoscenza delle regole per le bici. Tra Pescara e francavilla, il tracciato a eh, ridosso di un parcheggio aumenta i pericoli, cartelli e attraversamenti. Quello hm, che c'è eh, da eh, sapere, e poi ancora. In basso eh, leggiamo, ehm, ecco il tempo che si eh, sistemi la pagina: sulle eh, strade urbane convivenza sempre più difficile con gli automobilisti, reciproco rispetto, consigliano i eh, vigili. E poi ancora il campione e il eh, monsignore, l'amicizia tra eh, Bartali e Iannucci nel centenario eh, della nascita di Ginettaccio. Pescara ricorda i tanti legami con eh, l'Abruzzo. E poi ancora eh, Pescara Jazz, Cala eh, Lasso, La notte di Pat Metini, il celebre chitarrista. Eh, torna dopo otto anni al D'Annunzio, tra vecchi e nuovi successi. L'artista rompe gli schemi, faremo un live aperto a qualsiasi eh, possibilità. E poi eh, sabato alla nave di Cascella, Raffaele Gualazzi guida a Pescara, l'Enel Tour, vediamo il servizio. Enel Energia Tour, come è nata questa iniziativa? Come mai Enel ha deciso di investire anche nel mondo della musica e dello spettacolo? Ma intanto perché la musica è già espressione di energia e quindi per Enel l'energia era quanto di meglio per poter dimostrare la nostra vicinanza al territorio è anche un tour celebrativo con questo tour Enel festeggia il primo milione di like sulla sua pagina Facebook ed è un modo per stare vicino a questo territorio, al territorio abruzzese, al territorio di Pescara in particolare al quale siamo già vicini con tanta presenza commerciale. Si è pensato di costruire un, uno spazio pubblico che è il nostro Around, il nostro spazio pubblico palco che quindi funziona a 360 gradi, qui a Pescara però lo vedremo in versione frontale e quindi costruire una proposta artistica, utilizzare eh, gli emotional feeling della, della musica per poter poi presentarci. In, vari, in varie città. A Pescara siamo durante la festa di Sant'Andrea, quindi quale occasione migliore, e presentiamo una line-up che è articolata dal pomeriggio fino alla sera. Cominciamo alle 18 con DJ Slim che è un DJ più o meno locale e poi proseguiamo con La Voce di Aine, una promessa del New Soul italiano per quindi sentire Emma Morto and the Graces presentata insieme a Indie Rocket Festival e chiudere alla fine con l'esibizione di Gualazzi in trio. In taglio medio Pescara Nord si cerca l'intesa sul secondo casello della A14, riprende quota il progetto, i sindaci interessati incontrano il deputato 5 Stelle Andrea Colletti, lungo fino o cappelle le opzioni sul tavolo, la difficile sintesi tra le posizioni di comuni e poli commerciali. E ora le pagine aquilane sul messaggero, sì all'assestamento di bilancio ma dobbiamo cambiare passo. Per Sull'operato della giunta da De Matteis Raffaele Colantoni si fa strada la possibilità di un rimpasto a pochi giorni dal verdetto Anatra Zoppa. Il valore complessivo della manovra è di 6,4 milioni, in particolare sono stati assegnati fondi alla cultura. In basso leggiamo Cinema sotto le stelle in Piazza Duomo, la rassegna a partire dal 15 agosto. I film saranno gratis, eh, grazie a Marco Reato. E poi ancora eh, sempre all'Aquila Palace in sicurezza entro la primavera per il palazzetto dello sport previsti lavori antisismici. Iniziato da una settimana l'intervento di coperture in legno. Il vice sindaco Liris dice che il cantiere era fermo da troppo tempo. Gli sportivi avranno presto una struttura eh, in cui allenarsi. E siamo in Marsica, Avezzano, tutti in eh, bici, ecco la città Giardino. Ha presentato il progetto eh, della ciclabile. Si Comincia con i lavori e De Angelis dà l'ok, ok, un vero scatto verso le grandi città. Cambiano anche le strisce blu, ci saranno solo soste orarie e limitate. Si guarda nell'ottica della eh, riqualificazione eh, urbana. I negozianti, mh, tutto andrà eh, al meglio con le due ruote, ci sarà ripresa eh, negli eh, affari. E proseguiamo, e eh, siamo alle pagine di Chieti, via eh, Piaggio, asfalto e segnaletica offre tutto la eh, regione, lo stradone dell'area industriale di proprietà del consorzio sarà ristrutturato per assorbire anche la viabilità eh, ordinaria, l'annuncio eh, del presidente della regione Luciano D'Alfonso contestato da eh, Mauro Febbo di Forza Italia, un semplice contributo che viene da lontano. Vediamo il servizio sui lavori. Ehm, che partiranno uh, giovedì eh, lavori in via Erasmo Piaggio a Chetiscalo. Saranno consegnati giovedì prossimo, 26 luglio, i lavori di rifacimento del sedime stradale di via Erasmo Piaggio a Chetiscalo. Un'arteria fondamentale per le tante aziende che su di essa insistono e che più volte hanno stimolato l'istituzione di intervenire, viste le precarie condizioni in cui è ridotto il manto stradale. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Abruzzo e gestito nell'Iter da Consorzio Industriale e ARAP, base d'asta di 442.000 euro. e L'azienda giudicataria, con un ribasso di quasi il 31%, è stata la Strade Asfalti di Raiano. Il i lavori saranno ultimati a cavallo di Ferragosto. Diciamo nelle prossime settimane, la, diciamo, i rilievi preliminari, la cantierizzazione e la sistemazione di 300 pozzetti che incidono sulla piattaforma stradale in maniera equivoca nel senso che con i ricarichi di tappeti che sono stati operati nel tempo si sono creati dei dislivelli che incidono molto sulla, sulla sicurezza del traffico e anche sul comfort di chi viaggia. Dopodiché fresatura e pavimentazione quasi in contemporaneo per cercare di evitare anche eh, di lasciare la strada la strada eh, incompleta sarà fatta, il lavoro sarà fatto a tratti, abbiamo eh, diviso in tre tratti secondo gli incroci trasversali delle viabilità principali in maniera da non intercludere il traffico a coloro che anche nel periodo eh, ferragostano dovessero avere necessità di accedere nelle aziende che sono allocate eh, nelle strade laterali eh, Lavori che saranno completati pre, appena prima di ferragosto o al massimo appena dopo? Appena, sì, io ritengo appena dopo perché poi anche per poter fare la segnaletica bisogna aspettare che l'asfalto diventi secco, duro, altrimenti la vernice viene assorbita dall'asfalto e quindi si perde subito l'effetto della strada nuova che si individua proprio con la segnaletica. Provvederete, penserete anche a interventi sulle vie laterali di accesso? Sì, ecco, ho chiesto al presidente D'Alfonso di poter utilizzare anche i soldi del ribasso in maniera da fare un programma con il comune di Chieti rispetto alle necessità anche di queste viabilità secondarie che avendo fatto un sopralluogo qui intorno si rivelano piuttosto malmesse e quindi bisognerà assolutamente intervenire anche lì con questi soldi con altre disponibilità e probabilmente anche con qualche risorsa che potrà essere messa in campo dal comune sempre sul messaggero pagine di Chieti 4 milioni in cassa volano le entrate di teate servizi in archivio un quadrimestre da record e poi ancora siamo a Ortona dragaggio Giampieri ora accelera i lavori di Ortona riaffidati alla Dragaggio SRL il presidente dell'autorità convoca una riunione per ridefinire il progetto Enzo Del Vecchio, esponente della Regione nel Comitato di Gestione, ITER da rivedere, ma eh, vogliamo eh, tutti fare eh, presto. Le parole anche del Sindaco eh, Castiglione, l'aver aspettato il Consiglio di Stato ci ha evitato i rischi di un eh, maxi eh, risarcimento. A Lanciano, parco pericoloso per i bimbi, chiesta la eh, chiusura, Giochi Rotti nello spazio vicino allo stadio, esposto dei genitori in eh, procura. E poi... A Vasto, esuberi a Vasto e a Lanciano, 66 posti a rischio al Conad, procedure avviate per il personale delle società Pianeta e Adriatica. Presto un incontro con il sindaco Menna. E ora le pagine teramane del Messaggero: autovelox, troppi quelli vuoti, non danno alcun guadagno, collocati anni fa. La ditta che li gestisce non riesce più a garantirne il servizio. Non vogliamo far cassa, ma evitare incidenti, dice il comandante. Dante Zaina, 200 le multe in media al mese nel Teramano, verbali da 28,60 fino a 500 euro. Dicono i vigili. Eh, a piedi pagina eh, siamo al Rosetto degli Abruzzi. Pioggia lieve, la ciclabile diventa un torrente. Mh, scarichi eh, ostruiti o pendenza sbagliata. Per intervenire sarà necessario rompere la eh, pista. A Giulianova vi eh, sgozzo, ubriaco terrorizza moglie e figli l'operaio senegalese quarantenne è tornato a casa all'alba, la donna italiana spaventata ha chiamato i carabinieri, l'uomo ha sferrato calci e pugni ferendo cinque militari, poi ha danneggiato due auto di servizio e il eh, pronto eh, soccorso. E poi ancora il mare eh, ferma eh, Gabriellino e la traversata dalle Tremiti a Giulianova con il eh, pattino, stop per Palestini e Clementoni a 4 miglia da Porto. Avevamo vento e onde eh, contro. Impossibile remare. Lasciamo il messaggero. Andiamo ora eh, sulla eh, città. Siamo a, a pagina 3. Eh, in arrivo la eh, sentenza eh, sulla doppia poltrona. Il Tribunale dell'Aquila si riserva la decisione sulla incompatibilità del senatore eh, governatore Dalfonso. Intanto in Senato si è appena insediata la giunta per la convalida che dovrebbe sancire la decadenza di Dalfonso da governatore ieri dalfonso è tornato sull'argomento ascoltiamolo si è insediata pochi giorni fa la giunta per le elezioni in Senato. Al suo interno poi dovranno essere selezionati i componenti della Commissione per le incompatibilità che tra le altre cose prenderà in esame la posizione di Luciano D'Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo e Senatore della Repubblica. Mentre le opposizioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle continuano a pressare D'Alfonso affinché faccia la scelta di dimettersi da uno dei due incarichi, il Senatore Governatore stamani è tornato sull'argomento affermando di aver preparato un incartamento da presentare per... Proprio alla Commissione. Ma io, come ho sempre detto, attendo che si attivi la procedura di convalida. La convalida dell'elezione di un senatore deve essere attesa da ogni candidato che viene eletto al Senato. Si è insediata la Commissione della Giunta delle Elezioni, adesso va insediato il Comitato per le Incompatibilità. Io ho già pronto il dossier da sottoporre a questo Comitato affinché l'ordinamento faccia il suo lavoro. Nel frattempo non mi sono mai risparmiato in questa attività che faccio in Abruzzo per l'Abruzzo, in Italia per l'Italia e per l'Abruzzo, evitando ogni conflitto di interesse che riguardi gli interessi individuali. Non costo un euro in più facendo due attività che mi danno la ragione per la quale ogni giorno riconosco e rimisuro il valore dell'Abruzzo. D'Alfonso poi risponde così alla domanda se i cittadini abruzzesi potranno tornare alle urne già in autunno per le elezioni regionali. Ma io penso che la macchina elettorale è sottoposta anche a delle scansioni che sono già conosciute dal giorno nel quale io mi tolgo dalla responsabilità della Regione Abruzzo scattano 120 giorni per gli adempimenti che l'ordinamento ha stabilito. Mi verrebbe da dire che l'altra legislatura è durata sei mesi in più, questa legislatura durerà qualche mese in meno. Sarò il garante di un riequilibrio della durata dei tempi. E, eh, torniamo sulle pagine della città, argomento sanità, 100 milioni per l'ospedale a San Nicolò, non si parla più di nosocomio unico provinciale ma di un vero e proprio sostituto del Mazzini riservato agli eh, acuti, superati i campanilismi, l'ASL lascerà i milioni garantiti dall'ex articolo 20 a Giulianova pescando tra i fondi strutturali del cratere eh, sismico, ci sono dei dubbi, resta da chiarire l'impatto in termini di risparmi, il destino del vecchio Mazzini e soprattutto l'impatto socio-economico sul la eh, città. Avanti ancora, pagina 6: protocollo in tilt per la mancanza di impiegati, tre addetti in ferie contemporaneamente, la sostituta si fa male, in via della banca arrivano i carabinieri, un pasticcio organizzativo, la, eh, la segretaria comunale invia subito un quinto impiegato per riattivare un servizio essenziale per l'amministrazione. Eh, pagina 7: Corsi eh, rinuncia a, a tutte le deleghe del rettore, braccio destro di D'Amico, il professore riferimento degli studenti anticipa la trasmissione transizione con eh, Mastrocola. Eccolo qui il professor Cristian eh, Corsi. Eh, andiamo a pagina 9, iniziano le notizie dalla provincia. WWF basta regali ai cacciatori abruzzesi, calendario venatorio, ambientalisti contrari alla preapertura e ai prolungamenti eh, della stagione eh, di eh, caccia. Il WWF ha chiesto alla Regione una maggiore incisività nella tutela eh, dall'estinzione eh, dell'orso eh, marsicano. Avanti ancora siamo a pagina 12 cronaca in Val Vibrata fabbrica abusiva nel garage condominiale scoperta grazie ai vicini stanchi di sentire il frastuolo delle macchine da cucire tutto questo a Sant'Omero e poi ancora a Giulianova minaccia di sgozzare i figli steso con lo spray Senegalese ubriaco ferisce cinque carabinieri prima di essere immobilizzato e arrestato in ospedale ad Atri ancora la cronaca Dall'impalcatura è grave. Il pensionato di 73 anni stava eseguendo dei lavoretti dentro casa. e Sabato scorso un 79enne di Castellalto ha perso la vita mentre sistemava l'antenna sul tetto di casa. A Roseto ehm, ennesimo. Guasto all'ascensore del DSB, pazienti in attesa della riabilitazione costretti a fare tre rampe di scale a piedi, un immobile inadeguato, quello del distretto sanitario di base. Un mese fa si era verificato lo stesso problema: spazi ormai inadeguati per i servizi dell'ASL. Andiamo ora sulla pagina dello sport della città, ecco qui il Teramo svela i. Due nuovi soci Campitelli, ma non è finita qui. Luigi Di Battista e Mauro Schiappa all'interno della compagine sociale, il patrono è la B. Per ora scordiamola, bisogna fare meglio dello scorso anno. Ecco qui i due nuovi soci di Battista e Schiappa ai fianchi del presidente Luciano Campitelli. E noi possiamo andare a vedere il servizio con le interviste realizzate da Jacopo Forcella. I, due, I nostri due ingressi sono due persone per bene, due persone che, che amano tutti e due questa avventura, sono molto entusiasti, è quello che ci serve perché se noi prendevamo uno che poi non seguiva, non vedeva, non, gliene, diciamo, non aveva grosso interesse, oggi dobbiamo cercare di quando più prendere persone locali perché sono del territorio, eh, amano e si parla tutti i giorni con persone del territorio, leggono i giornali tutte le mattine, eh, vedono, cioè c'è un altro tipo di, eh, di, 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 di attenzione e di responsabilità verso questo. Sono già da 4 anni che vado dietro a Tiamo Calcio, sia nel primo anno, 3, 4 anni fa come un piccolo sponsor, poi come co-sponsor, poi quell'altro anno come my sponsor e anche quest'anno sempre come my sponsor. Poi sì, eh, mi hanno convinto proprio, però ci credo, eh, sia da un progetto che mi hanno proposto, me l'hanno fatto vedere, di sviluppare direttamente qui nello stadio, con, eh, sia con la, la, la gestione dello stadio sia con altre cose dove possiamo proprio far vedere Teramo Carce sia Teramo Città con tutti i tifosi di farli venire, quasi tutti. Più che altro era una vicinanza fisica, morale? seguirlo nelle sue battaglie perché spiegava che è tutta una, è una battaglia continua con i giornalisti, con i tifosi, con le squadre, i giocatori e gli allenatori. Con i giornalisti è più difficile sicuramente. Ma penso come vedo, si districa molto bene, quindi magari io non sono molto pratico, ma lui lo vedo molto preparato su questo. Niente, daremo un. Speriamo un buon contributo a livello morale per quest'anno, poi vedremo il futuro. Che idea si è fatto del, del Termo degli ultimi anni, delle ultime stagioni? Mm, molto professionale, ecco. pensavo che si arrivasse a questo livello di professionalità in una squadra di serie C. Quindi penso che ci siano le basi per poter fare veramente un, una serie B. E ora lo sport ripartendo dalle testate nazionali Andiamo a vedere le prime pagine di Gazzetta, Corriere e tutto sport Iniziamo dalla Gazzetta eh, Milan, eh, Pipita, Tango, eh, Balla, anche Bonucci Il futuro DT apre la trattativa La Juve chiede 60 milioni per Higuain Però spunta il clamoroso scambio con il difensore che vorrebbe tornare in bianco-nero E poi sotto la testata, mercato boom La Serie A ha già speso 815 milioni L'Italia si scuote grazie all'effetto CR7. Solo la Premier inglese ci batte negli investimenti di spalla. Beffa Roma. Ha preso Malcolm. Il Barça rilancia a fare bloccato. E poi l'Inter pressa. Così Gio Mario può aprire la via verso Herrera. E poi altri richiami in basso. Il Parma salva la promozione a partire da meno 5. Calaio 2 anni. Sky da Zon. Intesa tutta la Serie A, ma ci vuole la rete internet. E poi per i mondiali di scherma Volpiscio. Fioretto d'oro. Adesso Alice è tra le grandi di Corriere dello Sport la Juve passa a CR8, Agnelli e Marotta non si fermano, in arrivo un altro big le grandi d'Europa su Pjanic, in caso di addio è pronto il piano per riprendere Pogba Rabiot e Milinkovic, sono le alternative, sotto la testata Napoli decide Ancelotti, il tecnico vuole studiare Milik e Mertens valutare inglese e poi indicare il nome sale la febbre Cavani, piace Insigne e Falso 9, il nuovo attaccante del Napoli arriverà ad agosto e verrà Scelto da Re eh, Carlo e poi in basso Olsen e a Roma Bufera Malcolm, Parma meno 5 in A, Ira Palermo, Yaki, scuote la eh, Ferrari. Tutto Sport, ecco l'apertura eh, Inter-Messi, eh, magari la D di eh, Pirelli, sponsor Nerazzurro, Ronaldo fa bene al calcio eh, italiano, mi auguro eh, che Suning centri il eh, colpo. Queste le eh, parole di Tronchetti Provera con l'arrivo di CR7 che appunto lo eh, accende. Torniamo ai quotidiani eh, locali, eh, siamo sul centro, pagina eh, 42, si parla di Pescara, eh, fronte Mercato scamacca pericolo Spezia, Pillon stregato da Antonucci, irruzione dei liguri sull'attaccante, Sassuolo contattato ma il pescare è fiducioso. L'ex romanista conquista il tecnico biancazzurro. Marra si dice "È la mia occasione". In basso meritocratico e Pignolo, ecco che il vero Bepi. Albino Pillon, fratello storico vice del tecnico biancazzurro e un mix tra Mazzone e Conte con il suo lavoro Gravion può esplodere come è successo in passato a Barzagli e a Bonucci. Se serie C. Campitelli entro L'anno, nuovi soci. Il patrono del Teramo presenta gli azionisti di Battista e Schiappa e chiede aiuto al territorio. Mercato sfuma eh, Chiossi, e poi per i dilettanti. Ieri, giornata di raduni. Fiducia ed entusiasmo per il nuovo Real. Eh, Giulianova il presidente Bartolini tiene a rapporto i giallorossi in vista della stagione e del ritorno in Serie D: salvezza il prima possibile e valorizzazione ehm, dei giovani. Gli obiettivi dichiarati dal eh, club, e poi ancora. Altri titoli, Francavilla, Candeloro chiede i playoff, in ritiro anche il baby di Giovacchino, in basso Amaulo, Pineto pronto per stupire, si raduna anche il Pineto e poi San Nicolò Notaresco con La Barba e Blando, aggregati 5 ragazzi dal Vivaio, Rosso al lavoro a Castel del Monte. E poi in eccellenza raduno anche Del Chieti, il DG Poglio, vincere e divertire sarà la nostra missione. Ed ora eh, vediamo anche il eh, messaggero. Eh, ecco qui Pescara un eh, modello eh, nel tritatutto in B. Giuseppe Tambone, esperto di diritto sportivo, analizza i casi cesena Velino e Bari-Stromesse. Posso capire antipatia o simpatia dei tifosi, ma questa società negli anni è stata molto seria. Fronte mercato il Vicenza vuole Cocco, Yamga è in eh, partenza e poi Serie D, l'Aquila domani l'intesa sulle vertenze, il presidente Jus conta di chiudere la questione per Regolarizzare la domanda di iscrizione e poi l'ultima pagina che eh, vediamo: Real Entusiasmo, Bartolini ci crede, anche due eh, maxi bombe dei tifosi alla presentazione della squadra. Il Fadini deve essere il nostro fortino. Di luglio il vicepresidente sul fronte Teramo di Battista e Schiappa. Nasce Casa Teramo, la società è più forte. Presentati i nuovi soci che ringraziano il patron Campitelli. Oggi test di lusso con il Benevento, Fiordaliso nel mirino, per Chiossi si eh, complica. Chiudiamo qui la rassegna stampa di mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con il nostro TG alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23, io ringrazio in regia Maurizio da e ringrazio voi per la cortese attenzione, buona giornata.